Maldini Paolo o Cesare? Cesare non c'è, non c'è, non c'è. Facciamo un po' di ordine, allora, ritorniamo un attimo, facciamo ordine, ordine e disciplina per favore. Allora, posso dire una cosa sul calcio? Devi andare a lavorare domani. Brutto vizio. Sì, domani comincio un nuovo lavoro. Sono stata assunta giovedì, sono disoccupata da un anno e domani comincio a lavorare. Vabbè, noi so, io ho 28 anni e sono disoccupata. Come ho campato? Cambiando pannolini e bambini. Esatto, vabbè, è un lavoro nobile comunque. E la domanda che faccio, visto che tu sei 10 anni che stai qui a Roma, sicuramente non è la prima festa dell'Unità Democratica. No. Infatti ho un bellissimo ricordo delle feste. Infatti dell'Unità. C'hai pure i capelli bianchi per quante sì, feste ti sei fatto. Allora, no, stavo scherzando. No, nel senso che all'università, quando preparavo gli esami, la sera magari uscivo sempre e andavo a mangiare la festa dell'Unità perché esatto, sennò... Esatto, esatto. Allora, la domanda è semplice. Caracalla, Parco Schuster o Casa dello Jazz? Quale location preferisci? Tendenzialmente Caracalla, però io abito qui dietro, quindi da oggi frequenterò più assiduamente magari... Ok, Caracalla però mangia via la polvere in mezzo a casa. Caracalla però era molto bello. Ah ok, ok. Molto bello. Invece tu? Maria, io, Laura? Maria Laura. Devo dire che questo di stasera mi è piaciuto molto. È molto accogliente, bello e non c'ero mai venuta. Sono affezionata a Caracalla perché sono sempre andata lì e ci abbiamo passato delle belle serate a sentire anche un po' di pizzi che abbiamo ballato alcune serate. Sì, sì, è vero. C'erano pure serate pizzi. E invece, no, però qui è molto suggestivo, mi sta piacendo molto, quindi se la giocano. Schuster, zero. Schuster, no, niente. No, non c'è più. C'era la Basilica che era troppo ingombrante. Sì. Essendo vicino ai nostri amici preti, non... Allora, sì. Allora... Visto che, diciamolo, voi vi siete avvicinate mentre noi mangiavamo e mentre passava per radio la canzone dei Modena City Rambers che è 100 sì, passi. Sì. Io vi comunico, visto che ci sono, che martedì, sì? Che non ricordo il giorno, che è, mi sa, 24, esatto, 24. Dopodomani. Dopodomani ci saranno proprio i Modena City Rambers qui alla Festa dell'Unità. No, questa è una notiziona. Notiziona, esatto. E prima dei Modena City Rambers ci sta pure un gruppo che non è più emergente, anche se era emergente, che tempo fa era emergente, che sennò non era più un gruppo emergente. Non so se hai capito il discorso, è un po' no. complicato, ma non è un problema. Ma chi è che emerge? Io ho capito emergente. Esatto, era emergente, ora non l'è più. Che si chiamava AO, adesso è un gruppo proprio vicino del... Si chiamava? AVAO, sono un gruppo romano. AVAO. Quindi io vi invito ad andare a cercare su YouTube, a ascoltarli, perché comunque canteranno prima dei Modena City Rambers, sono veramente molto bravi. E quindi martedì ci sono loro. Molto bene, allora saremo assolutamente qui. Esatto, esatto. Quest'anno manca la festa dell'Unità al Mucca Assassina. Non so se ci veniva a ballare al Mucca Assassina. Quando eravamo giovani, come dice Maria però Laura. Però c'è il Glamda, quindi se volete venire a ballare c'è il Glamda. Arrivati a questo punto il Toro è munto, si dice dalle parti nostre. Però vabbè, questa me la potevo evitare. Lasciamo perdere. Allora, ritorniamo a Renzi. Ritorniamo a Renzi. No. Allora, perché a lei io l'ho chiesto, lei ha detto addirittura che c'ha legami parentali con Matteo Renzi, quindi tu invece cosa ne pensi? Io ho una mamma che è impazzita per Matteo Renzi, quindi insomma, cioè lei lo chiama, sì, lo nomina spesso, Matteo, ho visto Matteo, e quindi sì, lei è impazzita. È innamorata Matteo di Matteo ci aiuterà Renzi. Tutti, insomma lei è proprio... Ok, ok, e tu? E io? Ma io da brava siciliana scettica aspetto ancora un po'. Ascolta Palermo, ma tua mamma prima votava Berlusconi? No. Ah, ecco. Non dire queste cose perché se lo sente mia mamma potrebbe prenderle. Se lo sente la mia mamma? Se lo sente la mia mamma. Se lo sente la mia mamma. Senti, mandiamo una canzoncina. Mamma è sempre stata. Mandiamo una canzoncina. E la dedichiamo a Maria Laura, che è una delle due, non mi ricordo quale. Lei. Firenze. È per Firenze questa. È di Sant'Anna. Se ti piace bene, se no. Non fa niente. E... Se non sbaglio, l'ha scelta proprio lei la canzone di Sant'Anna. Ma sì, sì, ma proprio detto durante mentre voi discutevate, mi si avvicinava e ha detto: scusa Sandro, che potresti mettere Maria Maria di Sant'Anna? Io ho detto: non c'è problema, figliola. La mettiamo subito. La mettiamo. Beh. E poi rientriamo con queste due ragazze perché vogliamo continuare a discutere. No, e sapere. No, veramente io devo andare a preparare lo zaino, la merenda, perché andare? Domani comincio a lavorare. Che siete quindi... Boy Scout. Aspetti, un dai. Un po' di ansia. Ci sentiamo insieme ma a Maria vuole Maria. Comprare un vestito. Rientriamo 10 minuti e poi te ne vai, su.
Va bene. Non fare la prima donna, dai, che ti va di stare donna, qua, su. Sto a cagare sotto. Ti va di stare qua, dai, la mando. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana and the GMB product getaway blues from the refugee camp. Harlem. She living a life just like a movie star. Oh, Maria, Maria. She fell in love in Easter Ray to the sounds of the guitar. Yeah, yeah. Played by Carlos Santana. Allora, rientriamo in diretta con una notizia che ci viene dall'aldilà dell'acquario, grazie al grande Alberto Polinori. Mick Jagger, noto un pezzo cantante, non lo so, ignorante, è cantante? Sì. È il cantante dei Rolling Stones, ha detto l'Italia era, sì, l'Italia vincerà il mondiale. L'Italia era.
vincerà il mondiale l'Italia, quindi possiamo semplicemente dire che Mick Jagger secondo me non ci capisce niente di calcio. Vabbè, queste sono piccole cose. C'è un gesto scaramantico tutti insieme adesso? Facciamo il gesto scaramantico tutti insieme, ok. Qua ci andava fatta una foto, te lo dico. Anche perché vabbè, comunque tu mi stavi chiedendo prima, no, di parlare un attimo del Palermo. Io quindi a questo punto la Palermo calcio sì, sì. No, ti faccio una domanda proprio sul Palermo, manifestare la mia gioia immensa per la promozione in Serie A della mia squadra. Vabbè, visto che la squadra tua è andata in Serie A, ti faccio una domanda proprio sul Palermo. Cosa ne pensi della Fiorentina del mister non so chi, di Matteo Renzi? Voglio sapere cosa penso della Fiorentina. Esatto, certo. Che te chiedo il Palermo? È troppo semplice. Grazie. Che fa? Se prepara le domande qua. Assolutamente, guarda che io sono un'esperta di calcio, quindi puoi chiedermi quello che ti pare. Fiorentina, grande squadra. Quest'anno avrei preferito che andasse il Toro in Coppa UEFA, giusto? Giusto. Da Lazio, io quindi pensa tu. No, era che era passata la Fiorentina che Cerci aveva sbagliato il rigore. Il Parma è stato squalificato, quindi il Toro è andato in Coppa UEFA. Come puoi ben capire, quest'anno ho seguito la B, non ho seguito la Serie A. Però l'anno prossimo mi troverai più preparato. Ma già è difficile trovare una donna che mi segue il calcio. Ah no, io seguo parecchio. E poi con questa cosa del Palermo faccio le trasferte, faccio il fantacalcio. Ma chi sei? Francesco, tu chi sei? Dici la verità. Io sono un ultra del Palermo, una giovane disoccupata palermitana, perché una notizia città che nessuno conosceva, perché il calendario è stato dato solo 6 mesi fa, a mezzanotte a Manaus, dove ha giocato l'Italia la prima partita nel cuore dell'Amazzonia per il gruppo G, Stati Uniti Portogallo. Cristiano Ronaldo speriamo che perde. No, noi tifiamo Portogallo. È sbagliato. È sbagliato queste tattiche. Qui si tifa sempre dalla parte degli indiani. Molto bene. Noi siamo fatti così. Ascolta, dai, dici mo, sinceramente, no? Tu come lo vedi mo il Palermo che risale in Serie A? Lo vedo bene, il mister lavora molto bene. Chi è il mister? Iachini. Io spero che rimanga. La squadra, secondo me, potrebbe essere migliorata. Senso che ci ascolta, voi in attacco ci avete il buon Hernandez, no? Sì, ma a me non piace tantissimo. Beh, comunque sia, penso che sia uno dei giocatori più prolifici che ha avuto il Palermo negli ultimi 2 anni. Quindi... Sì, però è la costanza anche che fa un bravo calciatore. E lui non è molto costante, secondo me. Non è costante. Quindi secondo te il Palermo potrebbe fare meno? Cioè, a me piace più un Lafferty o... Addirittura, un Lafferty. Dybala. Che fa rally, tra l'altro, buon Lafferty. Fa rally. Gioca a pallone Lafferty. Comunque, questa sfida non la capisco. Ascolta, no, stai tranquilla. Fallo proprio tu. Vai. Voglio fare un'altra domanda, l'ultima, poi vi mandiamo a dormire. Poi devo andare a lavorare. Allora, l'ultima domanda sempre sul Palermo. Vorrei sapere cosa pensi di Alfano che rimuove, giusto, no? No. Sto stanco, sono 4 ore che sto infatti stanco. Io non me l'ho neanche accorto. Il prefetto di Perugia, Repucci. Io per partito preso non appoggio quello che fa Alfano, neanche se si taglia le unghie dei piedi. A posto. Io con questo penso che possiamo anche lasciarle andare e augurare a entrambe la buonanotte. Vi ringraziamo. No, grazie a voi. Sapete che per riascoltare potete andare sul sito internet www.radioromafutura.altervista.org. Tu dirai non ho capito, ma non fa niente. www.radioromafutura.altervista.org. Ma io voglio dimenticare tutto ciò. Poi dovete mettere il mi piace sulla pagina Radio Roma Futura. Chiedere l'amicizia a Alessandro W. Raimo, che sarebbe il sottoscritto. Sì. Poi fate il resto quello che volete, insomma. E quindi. Allora, noi vi ringraziamo della vostra accoglienza. E niente, vi chiederemo l'amicizia. Voi però non chiedeteci di uscire. Perché... No, ci mancherebbe. Io cioè... non siamo così tristi. Cioè, diciamo anche perché sono la mia ragazza, me meno. Lasciamo... Eccola. E dov'è la tua ragazza? Niente, ora? Ci sta ascoltando, sicuro. Salutiamo, come si chiama? Melanie.
Melanie, stasera stai tranquilla, te lo controlliamo noi. Allora, a questo punto io ringrazio tutti quanti gli amici di Firenze che ci ascoltano, saranno sicuramente pochi ma non fa niente, e anche quelli di Palermo che ci ascoltano. E a questo punto già l'ho detta, quindi arrivederci, metti una canzone per favore e mi do un attimo riposare. Ciao!